Bene, video molto breve questo dove farò vedere, come avevo promesso, come fare un oggetto che quando gli si fa right click presenta un quiz e se si risponde correttamente dà un certo quantitativo di diamanti. Allora, i diamanti abbiamo visto che si chiama Default Diamond e andiamo a vedere lo script che permette di fare questo. Allora, lo script io qui ho semplicemente messo un form con la domanda fatta prima e che è uguale al video precedente. L'unica differenza è che gli ho messo oltre le dimensioni l'etichetta, gli ho messo un colore che gli mettiamo un color giallino. In questo caso è E0, vuol dire RGB, è uno dei tanti formalismi con cui si possono mettere i colori. Questo è un giallino. Quindi in questo caso si chiede qual è il colore della farina. E se la risposta è giusta, si danno tot diamanti nell'inventario della persona. Okay? Quindi, cosa succede? Che noi facciamo, ecco qua, rispetto alla volta prima, facciamo tutto semplicemente con register node. Sappiamo che il register node, oltre a poter inserire un elemento, permette di costruire che cosa fare quando il nodo viene costruito. Quindi in questo caso noi diciamo che quando il nodo viene costruito gli mettiamo un metadato, meta. Questo meta è associato alla posizione in cui è il nodo, e quindi quando il nodo verrà cliccato in quel nodo c'è un form spec, quindi una mascherella da presentare. Questa mascherella sarà esattamente questa, il form che abbiamo detto. In più abbiamo messo anche un infotext. Questo infotext è un qualche cosa che verrà visualizzato quando andiamo sul cursore vicino a quell'oggetto che abbiamo messo. Questo oggetto l'abbiamo chiamato Dropbox perché l'ho ereditato da una mod che faceva le chest. La mia mod si chiama FormSpec, quindi qui devo chiamarlo FormSpec due punti Dropbox. Se lo chiamate in modo diverso vi dà errore. Gli mettete una immagine, in questo caso questa immagine probabilmente non esiste neanche, se no gliela mettete nella mod. I gruppi sono più o meno quelli soliti. Durante la costruzione abbiamo detto che gli mettiamo una mascherella che verrà usata quando si fa il tasto destro e soprattutto mettiamo un onReceive Fields, un qualche cosa che quando riceve i campi da una maschera. Sappiamo chi li ha mandati, che è un sender, sappiamo quali campi, il nome della maschera e la posizione in cui era. E se a questo punto il nome, cioè il campicello che si chiamava nome, era bianco, allora gli diciamo al nostro giocatore risposta esatta, ma in più andiamo a prendere il inventario di quel giocatore, quindi type player, sender get player name. E a quell'inventario gli aggiungiamo 10 elementi di diamante. Quindi facciamo uno stack composto da 10 elementi e poi facciamo un add item sul main, che sarebbe l'inventario principale del giocatore, e gli mettiamo questo a montare. Quindi questa è la risposta esatta. Ora, se quindi andiamo a vedere cosa succede. Qui vedete che abbiamo un diamante che togliamo, quindi togliamo tutto, torniamo al menu, facciamo play game, ok, questo era quello di prima, andiamo nell'inventario e qui abbiamo sostanzialmente form spec, ecco vedete che c'è questo Dropbox che ci prendiamo. E se mettiamo per terra questo Dropbox, vedete che è un cubo viola. Quando facciamo tasto destro ci compare questa indicazione e se effettivamente gli diamo la risposta giusta, bianco, vedete che ci è comparso nell'inventario e ci ha dato 10 diamanti. Quindi questa, diciamo, è un po' in nuce, diciamo, un modo per cominciare a organizzare caccia al tesoro. Oggetti che vedete che se tra l'altro io vado vicino al punto qua, lui mi dice rispondi al quiz, lo vedete qui in alto, qua compariva. Poi
magari si vede meglio con un font leggermente più grande. Comunque, in questo video avete visto sostanzialmente come usare le form spec non solo per fare delle domande, quindi questa è una form spec associata a una tipologia di oggetti, ma anche per dare dei premi, e che è una cosa molto interessante. È tutto, buonasera.